Quindi adesso l'auto elettrica ha raggiunto una maturità economica e anche tecnologica tale per cui il tema non può più essere portato indietro. Abbiamo evidenza del fatto che l'economicità delle batterie e le loro prestazioni sono arrivate al punto giusto. Sappiamo che nel 2018 quasi tutte le grandi case automobilistiche avranno modelli con portata dei 500-600 km e quindi diciamo, i tempi sono ora maturi. E abbiamo un paio d'anni per mettere giù un'infrastruttura di ricarica che permetta a un proprietario di auto elettrica di fare una vita normale. Pensiamo che la quota di mercato di per sé non è importante all'inizio, lo diventa dopo per chi produce auto elettriche. A noi quello che interessa è avere un'infrastruttura moderna, capace di accomodare un numero di macchine sufficiente nel tempo e poi di poterla variare, modificare, implementare e cambiare a seconda dell'evoluzione tecnologica di queste automobili. Pensiamo tra l'altro che questo abbia all'inizio un impatto potenzialmente molto grande anche sulla mobilità urbana e il trasporto pubblico urbano che potrebbe essere elettrificato con vantaggi immediati per quasi tutti i comuni. Quello che pensiamo è che l'Europa farà una differenza nel diffondere l'elettricità nell'economia e nella vita di tutti e la mobilità elettrica è uno di questi aspetti, ce ne sono tanti altri e credo che l'Europa se lo farà coglierà ancora una volta l'opportunità di avere una leadership tecnologica e diventare dal punto di vista economico molto più competitiva, oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale. In Italia, diciamo, la politica in materia è ancora debole. Abbiamo dei finanziamenti per la rete delle ricariche, ma bisogna fare molto di più e quindi è molto importante che l'Enel accetti questa sfida e si spinga. FCA non si è ancora mossa su questo terreno, quindi è indietro da questo punto di vista, però c'è una maniera tipica dell'Italia di stare al mondo, e cioè accettare in maniera caotica ma anche molto efficace la sfida dell'innovazione. 100 esempi che noi portiamo di centri di ricerca, aziende grandi, aziende piccole, aziende innovative, che già adesso in qualche caso esportano anche in 40 paesi del mondo, sono la maniera dell'Italia, in questo come in altri settori, di guardare al futuro. È chiaro che è molto importante che questo abbia una sponda europea. Aspettiamo il pacchetto che presenterà domani la Commissione europea. Devo dire che è un pacchetto che si inserisce all'interno di un lavoro che è già stato fatto da parte della Commissione europea e che è un lavoro che ha visto poi anche sostanziarsi in diversi pacchetti legislativi, in diverse comunicazioni e dà l'idea della direzione che sta prendendo l'Unione europea e che è una direzione molto determinata sull'efficienza energetica, sul maggior uso di fonti rinnovabili e quindi su tutto ciò che è tecnologia legata a questi due importanti filoni.